devi spaventare! Ti devi spaventare! Che se voi volete difendervi dovete essere in forma. In questo caso voi non siete in forma. Perché non siete in forma? Perché se state qua a vedere sto video non siete gente che va in palestra, non si tiene in forma, ma ha detto mo vado su YouTube e mi vedo un video, voglio capire come difendermi. Avete trovato fortunatamente il meno peggio di questi video, perché avete trovato a me che almeno vi dice la verità, vi dice le stronzate. Sostanzialmente, quando si parla di difesa personale, la prima regola vale su tutti, è quella di non fare stronzi. Voi direte, che vuol dire fa lo stronzo? Fa lo stronzo è fare cose che voi non fareste normalmente, no? Perciò essere stronzi è un denominatore comune che oggi troviamo un po' con tutte le persone. Perciò se già il mondo è pieno di stronzi, voi non fate gli stronzi. Perché non fate gli stronzi? Perché quando girate è pieno di stronzi. Mettersi in competizione con altri stronzi non c'ha senso, ok? Perciò voi non dovete fare gli stronzi. Prima regola. Se la persona che incontrate strilla, voi non strillate. Ma questo c'è anche in senso atletico, perché se uno strilla, consuma fiato, non prende bene l'aria, si affatica, gli esalza il battito cardiaco, gli escono le vene fuori, non ragiona e continua a strillare, poi sempre di più. Voi non strillate, ma fate sì che lui strilli il più possibile, che strilli ancora di più. Cioè, che succede? Che voi state là davanti, questo si mette a strillare, oh io te sfondo, ti ammazzo, io so qua, io ho ammazzato, lascia, oh. Poi aumenta pure il volume della voce, no, oh, mai rotto il cazzo, così. Voi quando è così, state lì seri, ve lo guardate e fate bravo, bravo fesso. Nel frattempo respirate, ok? Fate dei respiri molto profondi in modo da essere pronti, avere ossigeno ed essere già pronti a colpire. Perché? Perché se uno strilla o dovete colpire. È normale che se uno strilla o vi mettete a strillare pure voi e fate una gara di strilli, oppure lui mentre strilla sta a strillare, oh, pum, lo infilate, capito? Cercate di essere veloci e colpite sempre sotto. Perché? Perché se siete veloci, questo neanche c'ha il tempo di ribatte, no? Lo piegate, zoom, e lo colpite. Perciò c'è di quello che fa, oh io qua, io t'ammazzo, io là, magari vi vuole pure spintonare. State tranquilli, state bassi, quando è così, zoom, zoom, e lo infilate. Mi raccomando che sta cosa è fondamentale. Non fate gli stronzi, se trovate quello che strilla, non strillate, non vi mettete in competizione a strillare. Calmi, tranquilli, pacifici, respirate, stimolatelo a strillare, stimolatelo ad affaticarsi, gli dite che giustamente è un cretino, ma con educazione, vedendo l'educazione dall'altra parte, pinga di più con la sua maleducazione. Ma per menà devi essere in forma, non è che puoi portare un cazzotto, non ha mai dato un cazzotto, oppure non li sai da, oppure non c'hai proprio l'energia per darlo, non c'è il movimento, non c'è la spinta, non c'hai coordinazione. La prima cosa è allenare un po' la forza. Allora, potete spendere 2 soldi e comprarvene l'astichetto rosa da donna, altamente sconsigliato, però potete usarlo, lo mettete sotto ascelle, lavorate e portate i colpi con quest'elastichetto che vi torna indietro. Oppure potete fare l'omini, penne meno perché questo costa 10 euro, con 2 euro, 2 euro e mezzo vi comprate una camera d'aria più da uomo, più da uno tosto, meno da fancazzista. La camera d'aria che fate? Va, mettete qua la stessa posizione, va, girate, è più resistente e con questa ce lavorate, ok? Poi potete fare anche altri esercizi, per esempio io mi attacco la camera d'aria solitamente a una superficie qualsiasi che tenga, eccola qua, mo ce l'ho attaccata, mo questa tiene, ci posso attaccare pure in camion, mo stacca, e qua potete fare tutti gli esercizi, potete fare questo, 1, 2, 1, 2, oppure al contrario. Potete dare i colpi, c'è 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ovviamente lavorate, capito? È una grossa fatica, potete fare pure questo. Scendete e salite, vi lasciate andare e vi ritirate su. Lascio, arrivo così e ritorno. Lavora nel braccio, lavora al petto, capito? Con che? Con 4 sordi di camera d'aria. Addirittura accorciate se volete maggior resistenza, no? Ma potete pure legare in vita e lavorate sui scatti. Mi metto qua, ma che non mi porto via il palazzo, vedete? Faccio questo, lavoro in velocità, vi fermate e alternate, colpi, ok? Cercate di avanzare con i colpi, ripartite, allenate in velocità, ritornate, colpi. La quantità dei colpi è importante, ricordatevi di respirare, perché poi la maggior parte della gente fa le cose in apnea, si chiude la bocca e non respira, oppure porta
Tanti colpi, quanti suoi respiri. Invece fate. Riuscite così a gestire in maniera corretta la respirazione, la quantità d'ossigeno e state a posto. Un'altra cosa importante che dovete fare durante allenamenti sono le flessioni, il principe degli esercizi a terra, no? Le flessioni sono facili, potete fare dovunque, che ne so, state in albergo, state per strada, state in ufficio, sapete che cazzo fate, fate le flessioni. Allora, se all'inizio ve le fate sulle ginocchia, se ce la fate, fate questo, ok? Poi, quando diventerete più bravi e resistenti, ve le fate normali. Scendete e salite, no? Poi, se volete fare stronzi, vi chiudete le mani, scendete e salite. Poi, se volete ancora imparare di più, vi fate pure le flessioni in avanti, indietro, ok? Sui pugni. E le flessioni sono fondamentali. Mani strette, mani larghe, sulle ginocchia se non gliela fate. Movimento laterale, ok? Potete fare tutti i tipi che volete. Ma fate queste cazzo di flessioni. Se ci avete poco tempo e siete pure meno stronzi del solito, perché voi dite, perché questo non dice sempre il suo stronzo? Perché se stai a vedere un video per fare difesa personale sei stronzo, se no te sapevi difendere da solo, a parte gli scherzi. Dicevo, se volete unire l'utile al dilettevole, vi fate questo esercizio, vi mettete in plank, ok? Vi bloccate, aspettate qualche secondo, passate in flessione, piegate, ritornate in plank, ok? E fate questo per un po' di volte. Poi aumentate la velocità, sempre belli rigidi, addominali rigidi, vedete? Addominali sono degli esercizi semplici, più sono semplici meglio è, non vi inventate addominali, mi devo attaccare la sbarra, fa la capriola, allunga le gambe, fa la bandiera orizzontale. Fai gli addominali una stronzata, li potete fare pure a casa, anzi, li dovreste fare a casa. Se non li volete fare sul letto perché c'è vostra moglie che vi strilla, vostra madre che vi tira una cuscinata se vi vede fa lo scemo sul letto, oppure non potete usare il letto durante la giornata perché c'è una regola che vige nella casa, corretta? Il letto si usa solo la sera, potete tranquillamente comprarvi un tappetino, pochi euro, questo costa 2 euro, comodissimo, poi oh, male che vada voi potete portare pure al prato, ci dormite, usate per dormire al bagno, tante mille cose. Dicevo, addominali fate semplici, primo esercizio, il più comodo, alzate le gambe, mani dietro la testa, guardate il soffitto e salite e scendete. Non sforzate la schiena, che tanta gente giustamente sono cessi, c'ha una schiena rotta, non gliela fanno e via dicendo, e voi siete uno di questi. Allora, proprio per evitare questo, fate un esercizio semplice. Poi, vi mettete le mani sotto i glutei, qua, salite e scendete, con le gambe, no? Le alternate, potete rimanere in trazione, scegliete l'inclinazione anche, vedete? Decidete voi, oppure lo fate lentamente. Salite, scendete lentamente. L'importante è che facciate lavorare gli addominali, che è una cosa fondamentale, anche obliqui, perché poi quando porterete i cazzotti e pierete i cazzotti sono di grande aiuto. Voi c'avete le panze, noi gliela fate. Perciò dicevamo, in casa avete la possibilità di fare tutti gli esercizi che volete, fondamentali ovviamente, addominali, flessioni, portate i colpi, vi comprate la camera d'aria, vi comprate l'elastico, comunque ce ne so delle cose che potete fare. Ovvio che poi abbinato ci fa un'attività continua, cioè magari andare a correre, camminare, farsi scalini, fa qualcosa che un essere umano normale farebbe. E non è mai stato davanti al computer, e scrivete io meno, io spacco, perché ho visto agli episodi precedenti, c'è stava gente che mi ha scritto, io sono un ninja, vengo lì, vi uccido. Ma non vedete le stronzate? E non credete alle stronzate. L'altra parte importante dal punto di vista mentale è non credete alle stronzate, perché poi il vostro avversario vi può intimorire. Per esempio, incontrate uno per strada e vi fa, io sono un ninja. Cioè, che senso c'ha uno che vi dice sono un ninja? Vi vuole intimorire, giustamente. Oppure vi dice sono avvocato, vi vuole intimorire lo stesso. Entrambe sono da menà. Perché? Perché se vi dicono così, vi stanno comunque a intimorire praticamente, no? Ricordatevi che i pericoli si annidano in tantissime forme. Uno vi può chiedere l'ora, voi direte, ma perché uno che mi chiede l'ora è pericoloso? Sì, perché nel 2017, perché stiamo nel 2017 quasi, o se state a vedere il video fra qualche mese staremo nel 2017, è impossibile che uno non sappia l'ora. Cioè il cellulare, c'hai l'orologetto, c'hai l'orologio smartwatch, o vedi per strada,
ce l'hai in macchina, ce l'hai sul motorino, sta dappertutto, te danno pure nei patatini, orologio, allora uno che ti viene a chiedere l'ora sicuramente ti vuole fare qualche molestia e a quel punto tu devi essere già pronto a rispondere. Ricordatevi sempre che anche quelli che vi raccontano ah ma io adesso sto andando in palestra, vi vanno a mettere paura, perché? Perché dicono vedi io vado in palestra, tu non ci vai, tu giochi con la PlayStation, sei la pippa, ed è vero in parte, però dopo questo corso e dopo i consigli magari lo sarete un po' meno. Da flaccidi ciccioni potrete diventare ciccioni tosti o meno ciccioni, sempre flaccidi, però un miglioramento su qualche fronte ce l'avrete sempre. Adesso veniamo un po' alla pratica, no? Allora, tanti vi diranno ah, io sono ninja, io sono campione di King Boxing, e specifico King. Altri vi diranno io ho fatto le arti marziali, io ho avuto un maestro cinese che buttava giù 100 persone con colpo. Sono tutte stronzate. Quello che conta è il cazzotto. Il cazzotto è la prima cosa che parte. Tanta gente diceva ma io vado a fare King Boxing con le gambe, ti colpisco prima che con i cazzotti. Non è vero. Non te piano con le gambe, alzano la gamba, già hanno fatto fatica, poi cercano i piatti in faccia, ti danno i carci sotto. Tu accorci sempre l'avversario tuo. Tu avversario tuo non gli devi dare a distanza, o gliela dai se sei sicuro oppure non gliela dai proprio. Allora se gli vuoi dare a distanza te tieni a distanza, avversario te guarda, oh senti questo parcheggio era mio, faccio un esempio, no? Tu lo guardi da quando? Mentre lui ti sta a spiegare tu pam un fili, capito? Questo parcheggio era mio, pam, oppure guarda che mi sei venuto addosso, tam tam, e lo infili. Lavora sempre col braccio anteriore. Perché lavora col braccio anteriore? Perché ce l'hai già pronto, stai qua, ti sei messo di lato, fai finta che non sei rissoso, anzi che sei una persona che vuole parlare tranquilla, e poi infila velocemente. Ricordate pure di infilare sotto, perché poi fondamentalmente il modo migliore è ah, sotto. Non glielo dovete far vedere manco il colpo. Quello dice, oh Dio, ma che mi è successo? Niente, ti senti poco bene, capito? Devi lavorare sempre sul discorso, non stai tanto bene, senti poco bene. Perciò o lungo sotto o corto sotto, va sempre bene. State sempre chiusi poi, perché quello magari vi dà una pizza, perché poi questi non è che ti danno dei colpi tecnicamente eccelsi. La prima cosa che viene in mente, te partono con una pizza. Ma a che ti serve dargli una pizza, no? Voi vi ricordate, state là, oddio questo sta a venire sotto, ma vuol dire qualcosa. Perché poi sono molteplici le situazioni in cui bisogna difendere, se no viene uno, te chiama, tu non lo conosci, che te vorrà di? Ma che ne so, magari ti vuole dare una cartella esattoriale. E che te fai, avvicinare e fatti una cartella esattoriale? Sta, sta, è un fili, capito? Oggi vi può capitare, per esempio, tante volte c'è sta della gente sui mezzi pubblici. I mezzi pubblici sono un posto terribile. Perché? Perché succede tutto. Te scippano, te spingono, te stringono, te chiedono il biglietto. Vanno fatte di tutta l'erba in fascio. Perché poi magari quel giorno il biglietto ce l'ha in tasca, tempo che cerchi il controllore, t'ha multato e t'ha spintonato. Allora, quando si capitano queste situazioni che vi vanno a chiedere il biglietto, ma voi ce l'avete ma non riuscite a tirarlo fuori velocemente per farvi valere il vostro titolo di viaggio, la cosa migliore è prendete tempo col controllore, guardi, ce l'ho il biglietto, ma aspetti che lo cerco, infilate una mano in tasca, sotto, il controllore si è avvicinato perché comunque è un energumeno, pum, e lo infilate. Questo si piega e fai, oh, il controllore si sente poco bene, o spingi dall'autobus, l'autobus riparte la sua corsa, controllore intanto si riprende e ci metterà un po' a ragionare. Poi dopo, se raggiunge l'autobus e dice qualcosa, glielo dite, controllore si è sentito bene, mica gli ho menato io, guardi, c'ha la panza. Perché giustamente potrebbe capire anche quello, oppure mi capita sull'autobus i scippatori. E voi dite, io come faccio a dire lo scippatore? Mica sono un poliziotto, no? È facile, ve si avvicinano, ve si strusciano e cercano rubare il portafoglio. Nel dubbio, i colpite. Allora, se voi ne colpite uno sull'autobus, poi si avvicina più nessuno, si avvicina a sen signore, c'è un posto libero lì davanti, voi che fate? Vedete la distanza, vedete arrivare, zoom, o colpite. Se lo colpite in faccia, date subito dell'occhio, colpitelo sempre sotto, perciò, boom, sotto, capito? Questo che si avvicinava, o piegate, si avvicina più e a quel punto, se volete, lo finite, perciò, oh, gli infilate un colpo qua, oh, un altro colpo là, poi uno sopra, ma tanto per chiude, ma potreste anche evitarlo sopra, no? E sembra sempre precisi, no, coattoni, anche perché voi non vi dovete mischiare con i coattoni, con la gente, capito, che sembrano grezzi, voi sempre educati, lindi, precisi, pinti, belli, lucidi, capito? Però sempre pronti a difendervi. Perché? Perché voi siete comunque delle schiappe. È inutile che vi andate a conciar, no? Ah, mo mi faccio il taglio da moicano, mi faccio due tatuaggi sul collo, metto paura a tutti, è una cazzata. C'è la faccia da nerd, tenetevela. Quella sarà il vostro passepartout per evitare situazioni di chiusura da parte delle persone, perché poi
se dovete menare uno perché comunque vi voleva fare una prepotenza, ma vi presentate in maniera innocente, tranquilla, è più facile arrivare lì con la faccia da fesso, salve, buongiorno, date il buongiorno, e là, oh che cazzo c'è, cioè, uno, se uno vi dice che cazzo ti guardi, non è che te dici mi guardo che cazzo mi pare, cioè è inutile rispondere a maleducazione con maleducazione, rispondete a maleducazione con educazione. Lo spiazzate, lo fate innervosì. Come dicevo prima, perché fallo innervosì? Perché questo poi strilla, ve spigne. Oh, me sei antipatico. Te devi levare, perché me guardi? Perché guardi la ragazza mia? Perché tanti vi accusano di guardare la ragazza loro. Forse è vero, però nel dubbio voi vi tenete pronti, sempre tranquilli, mani basse. Quando quello lì vi inizia a spintonare, prima spinta, scusa, seconda spinta, scusa. Già la seconda dovreste reagire, però famo finta che arriviamo alla terza spinta, questo è spinge, pum! E infilate, ok? Non vi fermate al primo colpo, ok? Cercate di 1, 2, 3, 4, 5, ok? 6. E se non lo calmate comunque casca per terra. Voi direte sì, ma io 5 colpi non ce la faccio a dargli. Grazie al cacchio non ce la faccio a dargli. Ha fatti allenamenti? No. Allora, e flessioni ha fatte? No, e devi fare flessioni. Devi fare la corsa sul posto con la corda sulla panza, con la camera d'aria sulla panza. Devi portare i colpi, fare resistenza con la camera d'aria. Addominali ha fatti? No, e manco quelli. Allora che cazzo? Cioè tu mi stai a dire che non gliela fai? Perché devi dare 5 colpi? Manco fai le scale. L'ascensore non lo piari, risparmi corrente. Ok? Dicevamo, perciò, decapiteranno anche quelli che hanno imparato queste tecniche, tipo, allora mi danno un pugno, mi paro qua, mi paro così, poi faccio così, perfetto. Meglio, se incontrate qualcuno che fa queste tecniche, e menate subito sotto, perché questi non sanno che sotto fa tanto male. Poi si pensano che avendoci la panza, è come esce un cuscino, no? Ah, io mi paro, c'ho la panza, che mi danno un cazzotto, rimbalza, torna indietro. Sì, torna indietro, mo vedi come torna indietro, ne torna un altro pure di cazzotto, oltre te sfona te ne torna un altro. Perciò da questo punto di vista, quando c'è queste situazioni, fate la finta di tagliare il cazzotto sopra, ecco portare, fai così, questi faranno, inizieranno a fare così, pum, pum, capito? Pum, 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 tutti i colpi sotto, fate una bella sequenza. Più corti, meno larghi, adesso ho già smanacciato troppo. Meno visibili, siate meno visibili, meno prevedibili, capito? Sti colpi devono partire quasi dalle tasche, sempre mani vicine alle tasche, pum, capito? Pum, quasi impercettibili. Per far questo vedo di essere allenati. Colpo di bacino, colpo di gamba, gluteo, addome, spalla, ok? Però lo dovete fare, se no è tutto cacchio. Poi veniamo alla gente che si guarda la televisione, no? Ti spaventa con tutte storie inventate. Ah, oh, io ho seguito Karate Kid, c'è stava Maestro Miyagi che è fortissimo e quello ha fatto, era 30° dan di karate. Ma che sa di, Maestro Miyagi era coso, Arnold a Happy Days. Boh, è diventato maestro di karate, perché? Perché giustamente gli serviva un vecchio con la faccia che sapeva un po' recitare, hanno preso quello. Ma perché Van Damme? Oh, Van Damme, campione qua, campione là. Fa la spaccata, a parte la spaccata la fanno i ballerini e le ballerine, perciò già partiamo da una categoria differente, dal marzialista, da quello che dovrebbe. Oh, poi batte tutti, arca un cazzo in mezzo Van Damme, no? Ah, ma c'ha dei muscoli? Sì, i muscoli, ci ha fatto due muscoli in testa, ha fatto una dieta, mo c'ha i muscoli. Che cazzo gli servono? Ah, ma però in un film fa un calcio volante rigirato. Pure Superman vola nel film. Ma tu l'hai visto volare, poraccio, quello, no? Pure morto, eh. Perciò, se quello fa il salto col tappetino e fa sto calcetto da effeminato che gira, no? Cioè, è un calcio così, sembra un ballerino. È naturale che tu te pensi che è forte. Ma non ti inventa storie. Beh, Chuck Norris però. Chuck Norris qualcosa ha fatto. Ma quanti match di karate hai visto? Te forte, bello Chuck Norris che menava. Tutti i campioni so. Voi sentite la gente. Ah, ma quello è. C'è uno sotto casa tua, passa. Ma quello è campione del mondo. La casualità vuole che sotto casa mia passa il campione del mondo di King Boxing. Ma guarda quell'altro campione europeo. Ammazza, detto, è una zona dei campioni. Quello è campione del mondo, quello è campione. Quell'altro pure ti dice un altro. È campione del mondo. Ah, oh, quasi stiamo a sbagliare. Un altro campione del mondo. Pesano uguale poi questi. Tra un e due campioni del mondo. Sì, ma lui è della federazione Phil Pupap e Pip. E quell'altro è della IKVKSTCVL Antonio. Ah, vabbè, oh, ognuno è campione del mondo a casa propria, si dice, no? Io pure sono campione del mondo a casa mia. A casa mia meno tu.
tutti, cioè so io da solo. A meno che il comodino uno di questi giorni quando mi alzo ci sbatte il ginocchio e me lo spacco, sicuramente sono campione del mondo. Perciò non vi fate intimorire, se la gente vi inizia a raccontare storie, io sono campione qua, io meno là, io faccio qua, io sono avvocato come vi dicevo prima, menate subito, senza farsi intimorire. Ricordatevi che chi è campione, chi è forte, cioè, non è che va in giro a sparlare, fa, ah, ma io faccio qua, poi vedete, io qua, io sono un grande campione, poi hanno delle panze così, no? Ah, se sei campione c'è una panza così, scusami, ma che allenamento fai? A magnà? Forse sei campione dei ristoranti? E devi allenare a portare tanti colpi, sequenze, capito? Ciò, lavorate, prendete fiato, non mollate mai, fate questo, capito? Va avvicinate, va allontanate, vi colpite, ve ne andate, capito? Braccia sempre alte, la difesa, perché sono tanti, non è come prima che ci avete niente, due avversari, perciò alzate le braccia e colpite, qua sono tanti, le chiudete, non vi fermate, io respirate, scherzate, con una buona sequenza di colpi, senza affaticarvi troppo, li battete.